Ragazzi, roba grossa. E finalmente sono arrivato a Chiavino. Finalmente, me ce n'è voluta perché sono un po' tosto io, no? Però, che acqua. Oh, guardate, io il giornale non lo compravo più perché leggevo. C'ho la serie completa perché solo la verità si è incaricata di questa battaglia sulla magistratura, che ho sempre detto il primo problema dell'Italia è la magistratura, perché se il vigile urbano che deve dirigere il traffico invece di stare al centro della piazza se ne va al bar, è chiaro che il traffico diventa un casino. Allora, vi ricordate, io avevo scritto un articolo, dico, ma come mai tutte ste storiacce che sono successe da ste parti ai castelli romani, no? Andiamo avanti, andiamo indietro nel tempo, per esempio l'edilizia abusiva, che poi è di necessità, certa e speculativa, ma come mai se ne è accorto nessuno? I sindaci, gli assessori, i vigili urbani, non se ne è accorto mai nessuno. Poi all'improvviso viene fuori Velletri il 40% abusivo, Rocca da Papa, Nera da Dio, Frascati, Grotta Ferrata, tutte queste cose. La magistratura dove sta? Ora, si dirà che qui, da tempo immemore, sono sempre amministrazioni da sinistra, sono state. C'è stata qualche svirgolata ultimamente, però insomma succedevano tutte queste cose, l'asilini d'oro, ma che vedo di il comune di Frascati a rodoli, la STS SRL che è fallita, ma ha mai indagato nessuno, mai? E a un certo punto, guardate che vi trovo, santo palamara. E te credo che non indagava nessuno. La sinistra stava e sta a gazzimme con la magistratura. Nel famoso dopo cena dell'Hotel Champagne, uno degli astanti, probabilmente Pierluigi Morlini, a proposito di quella nomina, disse: io vorrei fare Roma e magari ci metto Brescia, perché dovrebbe essere più semplice Brescia, visto che abbiamo il derby. A Brescia c'era il derby, tu magistrati. Il derby era quello tra, sentite bene, Chiappani e Francesco Prete, che è a dicembre risultato vincitore, entrambi di Unicost. La corrente di Palamara e Morlini. Avete capito? Francesco Prete era il procuratore capo a Velletri. E questi, tutta sta gente, no, che oggi gli è da giù a Palamara, dai, menategli e buttiamo fuori una cosa e un'altra. E tutti questi stavano al telefono, oh, maestà, de qua e de là, a destra e a sinistra, il derby, oh, c'è sta il derby, voglio vincere il derby. Ma siamo concreti, no? Ma te pare che tu fai una denuncia alla procura dei Velletri e magari non arriva una telefonatina di qualche influente personaggio della politica che chiama Palamara e dice: Palamà, vedi un po', fa una cortesia, che lì c'ho un abuso edilizio, c'ho i conti del comune che sono saltati, c'ho i bilanci falsi del comune, con i residui attivi che non l'avresti mai incassati, però stavano lì, perché se no, se li mandavano a Malagrotta e andavano in disavanzo e poi saltava il comune. Palamà, vedi un po' se ci puoi mettere una parola buona.
scusa, ma se ti chiama Palamara e ti dice: senti, vedi un po', insomma, Emagneria del Valadier, l'asilino Nido d'Oro affrascati, a funicolare sulla Rocca de Papa, l'abusivismo e tutte queste cose, vedi un attimo, insomma, cercate, mettete sotto, non lo so che se saranno detti, ma insomma non è possibile che con tutte queste cose che sono successe da queste parti, oh, l'unico che hanno indagato, lo sapete chi è stato? È stato Palozzi del centrodestra, mannaggia la miseria, e mo è tutto chiaro, no? E mo è tutto chiaro. Luca, falla tutta la devi fa, deve venire fuori tutto, che poggi pure Flicche. Oh, Flicche, Corte Costituzionale, Presidente Merito, gli ha dato giù, ha detto è in ira di Dio, è una cupola, una cupola di manovratori. Ma tutti sapevano, ha detto Luca, ti voglio bene, l'ha detto Luca, tutti sapevano, tutti erano consenzienti, erano collusi, stavano zitti. Mamma mia, Luca, fammi sognare.